Sollecitato dal Movimento dei Forconi, l'onorevole Nino Minardi ha presentato in queste ore alcuni emendamenti alla legge di bilancio relativi alle aste per le esecuzioni immobiliari e sulla crisi che hanno affossato il comparto agricolo e le imprese artigiane. Riguardo alle aste giudiziarie, l'emendamento di Minardi propone un tetto limite ai ribassi d'asta complessivamente non superiore al 20% del valore della perizia dell'immobile, un provvedimento opportuno e indispensabile, spiegato lo stesso Minardi, in quanto l'attuale normativa risulta oltremodo devastante per il debitore che non risolve il problema del recupero del credito. Nella quasi totalità dei casi, infatti, per il perverso meccanismo dei ribassi d'asta, il debitore rimane indebitato perché l'immobile viene svenduto, mentre il creditore recupera solo una minima parte del credito vantato. Un meccanismo quindi devastante, ribadisce il parlamentare modicano, che necessita di una migliore regolamentazione e che soprattutto in provincia di Ragusa sta distruggendo un cospicuo numero di famiglie. A questo va aggiunto la generale crisi economica che, oltre a collassare le famiglie, sta generando profondi disagi al tessuto produttivo, vedi comparti agricolo e artigianato. Per questo motivo Minardi ha proposto l'istituzione di un fondo di sostegno per le imprese del settore interessate. Una sorta di ristoro, insomma, per quelle imprese in difficoltà temporanea e che sono decise, nonostante tutto, ad andare avanti.